Cari buongustai, bentrovati nella cucina di A Casa Tua, dove oggi diremo a tutti che siamo innamorati follemente, beh, non solo dei nostri compagni, delle nostre compagne, dei nostri bambini, delle nostre famiglie, ma siamo innamorati sempre della buona cucina, soprattutto quella fatta con gli ingredienti della dieta mediterranea e realizzata da mani molto molto sapienti in fatto di arte culinaria. Quindi vi aspetto dopo la sigla insieme, sì, a lei, Marus Cake. Eccovi cari buongustai, ben ritrovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua presso Alindar Cucine. Allora, Marus Cake dalla dolcissima pasta di zucchero oggi al salato più amorevole e confortevole per il vostro palato. Realizzerà? Cosa realizzerà la nostra Mara la Russa? Ben trovata! Di nuovo a te. Ah, con quello sguardo meraviglioso. Faremo proprio un risotto, dicevamo che è uno dei piatti preferiti a casa nostra. Tua e di Giuseppe. Esatto. Bene. Sarà un risotto con asparagi, con delle mandorle molto particolari, in melassa di bergamotto che ho trovato nella tua dispensa. Ecco qua i nostri prodotti, quindi tutti i prodotti del nostro territorio. Con dadolata di funghi. Porcini. Certamente. Silani, della nostra Sila Piccola, va bene, utilizzeremo il riso Carnaroli della piana di Sibari dell'azienda Magisa. E questo qui, il cubo, sta a significare che è la gran riserva di questa tipologia di riso. Vi ricordo che il Carnaroli della piana di Sibari lo potete trovare anche in versione biologica ed è l'unico riso senza caricidi, insetticidi, insomma. I nostri prodotti sono di estrema qualità. Che cosa abbiamo fatto prima? Vedo un brodo già vegetale. Allora, abbiamo già preparato un brodo. Avvocato, oggi ti posso chiamare avvocato? Sì, oggi avvocato. Da cake designer ad avvocato. Ho evitato la toga. Sì, è un no, po' per carità, per carità. Abbiamo intanto preparato un brodo vegetale, sì, classico, quindi con ortaggi alla vecchia maniera, okay, uno di quelli che non fa mai male, e soprattutto quando sempre fuori è freddo. Lo stiamo riscaldando un attimo, nel frattempo, eccolo qui, metteremo su questo fornello un po' più grande la padella. Sì. Però prima iniziamo a portarci avanti con il lavoro. Sì, allora Gioia, facciamo una cosa. Ecco. Sì, prima di mettere il nostro riso, iniziamo intanto a tagliare i nostri asparagi. Ok, dovrai sfumare, so io. Sì, apriamo le danze. Apriamo le e danze. Quindi apriamo. Che qua con tutti questi ti amo mi sta prendendo proprio, guarda, un colpo al cuore. Ti amo di qua, cuori di là, cuori da ieri che ci perseguitano. Love a tutte le parti. Zucchero da tutte le parti. Zucchero da tutte le parti. Allora, sai che cosa facciamo? Beviamoci sopra. Sì. E non ne parliamo anche più. Anche perché lo utilizzeremo per sfumare. Quindi adesso faremo così. Ed è fondamentale sfumare, cari nostri amici, con un vino di ottima qualità, perché se poi è quello che andate a servire, beh, lì avete raggiunto l'optimum. Allora, noi facciamo un po' di rumore. Certo. Nostra bella bottiglia dell'olio. Olio sempre stati. Sì. Tu conosci bene questa realtà. Sì, è del mio territorio. Del tuo territorio. Sono felice di conoscerle, è un'ottima realtà, sempre con uno standard qualitativo alto, altissimo, di quello di cui parliamo sempre. Ma sai, è fondamentale soprattutto perché il fatto di nutrirsi oggi è diventata un'esigenza e il tuo buon maritino da farmacista lo sa, quindi nutrirsi bene è sicuramente fondamentale, sì, per non procurarsi poi anche delle malattie, no? Sì, ma voglio dire, il gusto ne guadagna in tutto. Questo greco. Che sentori che ha! Ma adesso vediamo com'è al palato. Abbasso leggermente la fiamma. Sì. Io mi sono fermata un attimo perché ho bisogno di... della cipolla? Sì. Ok. Quindi asparagi, olio extravergine d'oliva, cipolletta bianca. Sì, facciamo così. Mettiamo prima un attimo una
un accenno di cipolla, mm-hmm, sottilissima. Non ti nego che mi capita anche spesso di utilizzare, anche con vino bianco, anche con altre ricette, la cipolla rossa di Tropea. Ecco, un po' sì, per una questione campanilistica, quindi di affetto per i prodotti DOC del nostro territorio. E un po' perché sinceramente trovo che rispetto alle altre non mi faccia piangere. È dolce. E perché poi, esatto, è dolce, quindi è dolcissima. Io che sono avvezza al dolce la utilizzo spesso. No, ti credo. Abbiamo una bellissima realtà che ci rappresenta in tutto il mondo, conosciuta come cipolla rossa di Tropea, marchio GP. Si vede? Si vede. Oggi. Si vede. Ti amo, Greco. Oggi sì. Oggi ti amo, Greco. Non siamo mai ti state... Ti amo, Greco, ti amo, italiano, no, perché altrimenti poi sono gelosi. È vero. Mi vanno a rispolverare le vecchie agendine. Hai capito che cosa dicevano prima quei due mandrilli? Abbiamo parlato che volevamo farci una vacanza insieme a questa splendida fanciulla. Si stavano organizzando giustamente, perché se non li coinvolgiamo poi ce la devono fare pagare, non riescono a rimanere a casa così tranquillamente, uno a guardarsi il bambino e l'altro invece a realizzare, che ne so, una nuova sigla magari per A Casa Tua, un bel programma radiofonico, qualcosa di nuovo e di accattivante. Scusami, ci siamo? Sì, ci siamo. Noi iniziamo a riscaldarci, intanto riscaldiamo i nostri cuori, a noi, al nostro ottimo vino, ai nostri innamorati e a voi, preparate qualcosa per oggi, almeno per oggi. Ottimo. Bene, abbassiamo leggermente la fiamma. Mi permetto di prendere il nostro riso Carnaroli. E qui che cosa c'è? Metti tutto. Vado? Avvocato, metti tutto, perché qui poi sai che pretendono. Sì. L'assaggino? Assaggio, sì. Ora ti racconterò un aneddoto simpatico, perdonami. Sì. La prima volta che... Vuoi che ti tagli ancora gli asparagi o ti bastano? Sì. No, un altro po'. Un altro pochissimo. Sì, adesso faccio tostare un attimo il riso, sì, giusto per... Sì. Abbiamo messo l'olio, la cipolletta, abbiamo messo il riso, lo facciamo tostare. Sì. Prima di aggiungere il brodo, che abbiamo messo un attimo a riscaldare. Ok. Quindi tra un attimo lo sfumiamo e poi piano piano andremo via di brodo. Mm-hmm. Dicevo, l'aneddoto dell'assaggino è famoso a casa nostra sempre. Ecco, dimmi, raccontami. La prima volta che il mio attuale marito, l'unico, sì, all'epoca fidanzato, venne a casa, ovviamente mamma preoccupata, il primo fidanzato che veniva a casa. Figlia unica. Cioè, mamma viene nel pomeriggio, ma si ferma? No, mamma andrà via. Arrivata l'ora di cena, mia madre quasi timidamente disse: Giuseppe, cosa fai? Ti fermi per cena? E lui? Sì, mi fermo per cena. Ecco qua. Fermatosi per cena, mamma abituata a porzioni normali, porzione di pasta 80-90 grammi, Giuseppe era abituata a 250 grammi, nonostante non lo dimostri. No, ma veramente tuttora? Sì. Ah, mangiata allora la prima porzione disse: ah, buono l'assaggino, il resto dov'è? Hai capito? E quindi bravo, da lì il nostro assaggino solitamente è sui 250 sì, però fate grammi piatto solo unico, per lui. Però fate piatto unico. Lui sarebbe capace anche di prendere il secondo. Approfitto sarebbe del greco. Sarebbe capace, sì. Vai, tutto tuo. Hai visto come si tosta questo riso? È fantastico. Che poi è sotto vuoto, quindi diciamo che la tostatura avviene anche in automatico. Sì. Bevi, cara, bevi. Sentite lo sfregolio. Allora, la tua formazione inizia, dimmi un po', però quella riguardo quella la tua professione, no? Quella professionale. Della professionale, poi che scivola sul culinario, perché poi dovendo vivere da sola, immagino, no? Hai ancora sì, ampliato la tua conoscenza. Ma devo dire la cucina. Verità, fondamentalmente fino ai miei 23 anni ho cucinato sempre molto poco, perché pensavo più che altro a studiare, mi sono laureata a 23 anni, quindi fino ad allora non avevo grandi esigenze, lo facevo per passione. A 23 anni era già, pensate un po', che donna. Però poi devo dire che appena messo l'anello al dito, sì, appena sposata, mi sono dedicata totalmente alla cucina. E l'amore prende. No, per ora devo dire che è una passione che, come quella per il cake design, aveva origini datate, sì, anche perché l'avevi un po' assopita. Ho una mamma che è bravissima. Ma davvero bravissima, versatile, perché è brava, sì, in ogni tutto cosa. Sì, anche lei, dal dolce al salato, ma una dal cosa pesce, che ti fa impazzire della mamma? Dal punto di vista culinario? Culinario, sì.
Ma devo dire che lei è bravissima nel fare le paste al forno, paste ripiene, ma anche nelle ricette più particolari, perché ad esempio fa degli stracotti particolari col mirto, con sempre anche lei molto con i funghi. Con le erbe aromatiche del territorio. Sì, 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 fa delle ricette molto molto ricercate. Ultimamente invece si sta dedicando molto alle ricette lievite, quindi a determinati pan brioche, anche farciti. Devo dire mamma che mamma mia. Sperimenta molto e mi ha trasmesso lei questa passione. Ottimo, ottimo. Tra l'altro tu poi vabbè sei scivolato così nel mondo della pasta di zucchero che tratti ormai sì. anche come professione, diciamo collateralmente a quella dell'avvocatura. Sì. Perché l'una non esclude no, l'altra. Assolutamente. E lo sanno le ore dell'orologio. Sì. Che ti vedono sempre super impegnata. Allora, col burro cosa ci fai? Nel frattempo saltiamo un attimo i nostri asparagi mm-hmm. per farli insaporire un po'. Ricordiamo che sono stati sempre prima sbollentati. Ok. Quindi. Allora, io appoggerei sì. questo calice di greco con qualcosina che tu hai già realizzato sì. come input per le nostre coppie che da casa volessero un attimino realizzare delle cosine così sfiziose e soprattutto veloci. Diciamo anche veloci, infatti, perché calcoliamo che abbiamo tempi molto stretti. Ma la ricetta è semplicissima ma è gustosa. Mi sono sempre addentrata nella tua dispensa sì. e ho trovato una marmellata. La gelatina di gagliocco. Sì, una gelatina di gagliocco sempre squisita. Di stati, unica. Essendo appunto aromatizzata, quindi è al vino, sposa benissimo con i formaggi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una semiluna, una semisfera di formaggio. E come l'hai creata? Come l'abbiamo creata? Un attimo che aggiungo un po' di brodo per evitare... Sì. che si attacchi e ve lo dico subito. È sufficiente prendere del formaggio caprino, formaggio comunque spalmabile a gradimento. Ecco, vi potete seguire perché qui bisogna, poi puoi pucciare anche tu, vai. Sì, abbiamo preso una piccola cocotte, l'abbiamo rivestita con della pellicola, abbiamo mescolato questo formaggio caprino spalmabile e abbiamo riempito la nostra coppetta. Schiacciando, ho preso forma, messa 3 minuti in frigorifero, è stata ribaltata, guarnita con questa gelatina deliziosa, 2 crostini e bisogna far così. Poi quando si è innamorati di solito ci si imbocca l'uno con l'altro. Quindi... Sì, vabbè, ma noi lasciamo stare perché già stiamo condividendo qui la cupoletta. Intanto questa è un'ispirazione veloce, vedete, per chi ha poco tempo basta un bel piatto dove i colori possano risaltare. Questi tra l'altro sono dei grissini fatti con lievito naturale del sesamo. Del cumino anche. Cumino anche, sì. Li rende molto particolari. E poi avendo un sapore forte, essendo comunque molto croccanti, col formaggio cremoso stanno benissimo. Nel frattempo, ricordiamo che abbiamo questo fantastico piano di lavoro. Io diminuisco leggermente. Ok, utilizzo il nostro cucchiaio perché tanto poi mescoleremo tutto. Al momento ci serviva soltanto per... Mara, ricordiamo una cosa soltanto, dimmi. Abbiamo salato il brodo, sì. non abbiamo salato il resto. Lo saleremo all'ultimo, verso alla la fine. Fine, vero? Sì. Aggiungerai anche del parmigiano? Di solito io non utilizzo molto il parmigiano, perché la mia dolce metà non mangia formaggi. E quindi in linea Bravo. Di massima l'antipasto è per me. Ecco perché per si lui. Può permettere 200 grammi di pasta, esatto. perché quella spolverata di formaggio, ragazzi, non fa altro che andare giù. A mettere calorie. A mettere calorie, ma il condimento è già lì, non c'è bisogno, insomma, di fare i topini in quel caso. No, sì. è eccezionale ma questa. Ma anche perché è delizioso, il finamento sì. è sposa sì, bene. Sì, gelatina di gagliocco è fantastica con questa cupoletta. Poi ti ricordi che abbiamo lasciato in sospeso il nostro... Sì, all'ultimo metteremo i cuoricini. Intanto abbiamo fatto gli occhietti, le guancette sono rosate, lo abbiamo dotato di cuore visto che è innamorato e poi all'ultimo faremo una bordura di raso perché abbiamo la nostra decora che ormai fa anche i nastrini giro torta. E nel frattempo giriamo il nostro risotto. Devo dire che il risotto verrà delizioso perché questo riso... Ha una resa meravigliosa. Di la verità, utilizzato in tutta sì. la cucina, l'alta cucina. Devo dire che questa cena, questa improvvisata, per me è graditissima. Era inaspettata, mi ha dato la possibilità di entrare in dispensa. Anna mi ha detto,
Guarda cosa c'è. Ma l'avevamo detto ieri apposta, io con la scusa di farti attaccare i cuori ti ho voluto mantenere con noi. Deliziosa, grazie. Perché so che sei un ospite graditissima. Grazie. E un personaggio molto gradito di a casa tua. Per grazie. Rivedere le puntate con Mara, Marus Cake, meglio conosciuta così, andate sul nostro sito internet www.acasatua.tv oppure potete contattare direttamente Mara per sapere quando svolge dei corsi anche a più livelli, insomma, no, vero Mara? Sì, anche perché facciamo corsi base, di livello intermedio e avanzato, corsi di modeling, corsi di fiori, corsi di microdecorazione. Piano piano è chiaro che noi faremo vedere, no, ai nostri telespettatori. Sì, nelle varie puntate, pian piano affronteremo le varie tematiche. Va bene, anche a seconda della stagionalità, magari, e delle festività. Allora, info@maruscake.it oppure www.maruscake.it per mettervi in contatto direttamente con Mara La Russa, per saperne di più sia sul suo laboratorio che si trova alla Lamezia Terme in via Scalamuzzino. 146. Ok, intanto noi mettiamoci tutti, lo facciamo bello colorato. Facciamo questi, li usiamo per decorare. Allora, come andiamo avanti? Intanto ce ne andiamo in pubblicità, cara Mara. Benissimo, noi intanto procediamo così. Sì. Continuiamo a togliere un pochino della crema da asparagi dalle nostre costine, perché solitamente queste si eliminano. Si può togliere un po' di purea per insaporire il risotto. Queste punte le lasceremo a decorazione. Nel frattempo le altre sono state un attimo saltate col burro per insaporirle. Stiamo mentre girando per i il nostro risotto, li salteremo separatamente per fare una dadolata da mettere a contorno. Glielo dici dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità. Bentrovati cari buongustai nella cucina di a casa tua. Dopo questo blocco pubblicitario avete dato un'occhiata al Borgo Santa Trada al Filone, a Lindar Cucina, che realtà è, che realtà è. E io con questo ti amo dietro le spalle, colgo l'occasione per dirvi che vi amo. Voi che siete tutti i giorni sintonizzati per vedere, per conoscere le ricette e i personaggi di a casa tua. In questo caso Marus Cake oggi ci sorprende con un risotto, mamma mia che risotto, molto afro, molto e afro. E siamo a buon punto. Allora questa io la metto di là, sì. Perché mentre tu finisci di sistemare il lovely Teddy, intanto aggiungo la nostra cremina di asparagi. Come detto prima, con le parti finali degli asparagi abbiamo ricavato la nostra crema che ci servirà per amalgamare e insaporire tutto il risotto. Siamo già a buon punto. Nel frattempo abbiamo saltato dei funghi porcini con un filo di olio di oliva. Ti occorrerà poi del burro? Sì, solo l'ultimo. Okay, per mantecare. Allora te lo lascio qui. Queste te li posso togliere. Siamo a buon punto. Sì. E mia cara, adesso aggiungiamo queste fantastiche mandorle nella melassa di bergamotto. Che fanno tanto bene. Tanto bene, che soprattutto danno quel sapore leggermente aromatico e dolce. E quelle consistenze particolari e diverse al palato che fanno la differenza, no? Io le ho messe un attimo, soltanto un istante. Ho già spento il fuoco insieme ai funghi. Okay. In maniera tale che questo zucchero e questa melassa si amalgamino ai funghi. Bene, io intanto qui ti metto nelle cose. Questo è il tuo calice, Mara, ricorda? Aspetto, grazie. Beh, adesso impiatteremo, siamo giusto? A buon punto, sì. Alla fine aggiungiamo. Che bello, quando mi viene a trovare di nuovo a fare ricette salate, perché l'appuntamento col Cake Design, Decora, Giordano Rappresentante, ci sarà fisso. E quindi poi dovremo trovare un altro incontro per fare qualcosa di sfizioso, magari certo. Qualcosa che solitamente facciamo a casa. Noi adoriamo il pesce, quindi potrebbe essere qualcosa di mare. Io vado dalle sorelle bene in casa, l'ipermercato Due Mari, e procuro tutto quello che vuoi, tanto loro bene. Pesce fresco e di ottima qualità, sempre dal lunedì allora, alla domenica. Noi qui ci siamo. Ok, spegniamo questo brodo. Allora, un pizzichino di sale. Sì, Gioia, qui te lo prendo subito. Perché siamo proprio arrivati all'ultimo. Ecco. Io sono solita salare alla fine. Sì. Fai benissimo, convengo con te. Ci serve soltanto per amalgamare all'ultimo. Ok. Il coppa pasta? Sì, così. Arriva.
Ecco, mettiti un po' di quinta. E magari questa volta verrò magra. No, la solita preoccupazione. Ma figurati. Perfetto. Ma figurati. Con questo conquisteresti chiunque. Oh no. Ma lui è già bello che è cotto, stracotto. Sì, anzi. Stracotto. Stracotto, diciamolo che è stracotto. Ups, mi stavo bruciando. Piano piano, piano piano, tanto abbiamo ancora del tempo. Perfetto. Noi intanto andiamo ad impiattare in maniera tale che anche l'occhio vuole la sua parte. Certo. E quindi... Poi sembra strano, ma ognuno a casa propria ha i propri mestoli, i propri attrezzi. Quindi... Ma è normale, ma siete bravissimi voi, riuscite ad arrangiarvi in una cucina così, voglio dire, più televisiva. Più che altro che non è la tua, perché sembra strano, ma anche in cucina da mamma, sì, non è la mia cucina. No, quindi comunque, certo, per quanto abbiamo, sembrerà strano a dirsi, ma la disposizione degli alimenti, dei cassetti, più quasi meno... identica, sì. Mm. Copiata ovviamente da me. Ma sai, nella perché tua l'abitudine... cucina. Nella tua cucina vai ad occhi chiusi. Sì, eh? Ovviamente. Se devi aspettare un po', aspetta tranquillamente. Aspettiamo un attimo perché così diamo il tempo al risotto di raffreddarsi un'istanza e di prendere forma. Ok. E poi finiremo soltanto per guarnire. Io prendo, approfitto dei tovagliolini, ti amo. Come no. Servono a pulire. Certo, glielo puoi dire Giuseppe, ti amo, diglielo. Tesoro, ti amo. No, tesoro, Giuseppe, ti amo. Ah, vabbè, non ci sono tanti altri tesori a parte il figlio. Scusami, c'è lui, lo metto di casa. Oh no. Allora, tutto vediamo se riesco a fare questi spiedini un po' tipici e afro. Certo. Così. Mantiene sì, il calore? Ok. Perfetto, così ah, ti ma lì devi sposta. Lavorare però dopo. Sì, 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 io intanto ti faccio spazio. Poi. Grazie, Gioia. Allora, mentre il risotto cerca di prendere un po' forma, noi facciamo delle striscioline. Adesso giusto per farvi vedere al volo. Ah, che petto di pollo questo della macelleria dell'ipermercato Carrefour. Ustionante. Perché d'altronde è di metallo. Attira il calore subito. Sì, sì. Che bello, che bello che è. Bellissimo. Beh, questa come porzione ci soddisfa, eh? Direi di sì. Sì, abbastanza. Ma poi, insomma, quando si fa la cena a due, presi in amore, insomma, non si sta a guardare quanto lo condividiamo si mangia, questo piatto. Sì. O quanto si beve. Oh no. Certo. E la dadolata sta benissimo insieme alle mandorle messa su. Che spettacolo! Da rifare, cari buon gustai. Intanto vi voglio ricordare, visto che Mara ha utilizzato uno dei prodotti che potete trovare su www.prodottidelsud.it del gruppo C&M, del gruppo Caminiti, sono quelli prodotti da cui dovete prendere ispirazione per partecipare al concorso Re Bergamotto a casa tua. Allora Mara, tu potresti già concorrere con questo. Bene. Ascoltami bene, allora tu ritiri o acquisti presso i punti vendita alla degusteria il tuo prodotto. Sì. Trasformato al bergamotto, pensi ad una ricetta, in questo caso l'hai già pensata in un batter d'occhio, da buona bene. Forchetta quale sei e da buona cuoca, e partecipi al concorso come spedendo la tua ricetta negli ingredienti e anche una bella foto in una pagina apposita del nostro sito www.acasatua.tv. Pensate alla ricetta, realizzatela. Assicuratevi che il risultato sia un ottimo risultato e potrete così aggiudicarvi, chi lo sa, il primo premio, una creazione realizzata dal maestro Orafo Gerardo Sacco con tema bergamotto, approvata dall'Accademia del Bergamotto, addirittura smaltata a fuoco. Quindi guarda, quella dello scorso anno è stata bellissima, l'abbiamo vista pochi giorni fa con Enzo Celi. Il secondo premio, non di meno, un bel weekend al Grand Hotel della Ville, dove ricettività e ristorazione vi lasceranno estasiati. In più, trattamenti estetici al bergamotto nella Beauty Farm gestita da Donatella Di Marco, che avete anche conosciuto, anche tanti trattamenti che svolgono nella Beauty. E poi terzo ma non per ultimo premio, l'invito ufficiale alla Kermesse Il Bergamotto in Festa, dove verranno nominati i nuovi ambasciatori del bergamotto nel mondo. Quindi ok, mettetevi subito in gara, anche perché si tratta poi di piatti che parlano del nostro territorio. È stupendo, Mara. Stand Innovation, guarda, va benissimo. Bene. Che spettacolo, che spettacolo. Lo mettiamo qui.
Ok, tu fatti spazio. Io posso metterglielo questo calice per cortesia? Sì, come no. Direi che è proprio è il tuo fare posto. Così. Forse è così. Ecco, prenditi Teddy, tu vedi un po' cosa ti serve, l'orsetto di dolce. Di solito utilizziamo un sostegno così, noi col cake design. Che bello. Facciamo così. Ok. Mi permetto di mettere questi dietro? Assolutamente, così non ti assolutamente, vai pure. Ecco, ti faccio un po' di pulizia nel frattempo. Bisogna collaborare in cucina. Tu sei gelosa, sì, della tua cucina, Mara? Abbastanza. Non avevo dubbi. Come ogni cuoca o amante della cucina, bisogna essere gelosi della propria cucina. Certo. E il proprio regno, il proprio spazio, quindi è inevitabile tenerci. Ma soprattutto per chi lavora e per chi vuole ritrovarsi un momento in cucina, rilassarsi, no? Allora, intanto che tu ti organizzi per realizzare quello che è rimasto di ieri, sì, quindi i cuoricini e quant'altro, se volete realizzare degli spiedini veloci, veloci, veloci con del pollo, quindi una carne molto digeribile, visto che poi dovrete, insomma, stare insieme al vostro partner, alla vostra partner, farvi delle coccole, allo stesso tempo io ho pensato al petto di pollo che andrò a passare velocemente proprio nella farina di riso, quindi anche per i celiaci può essere un ottimo consiglio, dell'olio extravergine d'oliva. Vi consiglio di fare marinare prima le striscioline di pollo, adesso io per velocità non l'ho fatto, ma se le fate marinare con un po' di zenzero, un po' di olio extravergine del timo, sicuramente saranno ancora più buone, ma poi ci sarà il croccante dei peperoni, appunto, ottimo, secchi. Ottimo, ottimo, che dici? Ottimo. Dopo la dolcezza del tuo riso, finiamo col piccante. Ci sta. Sì. E poi riprendiamo col dolce. E poi riprendiamo col dolce. Allora, tu spostati pure la bottiglia di Greco. Sì. Sì, facciamo, ok. Qui. Oppure facciamo un'altra cosa. Prendo il mio. Ecco. Prendo il tuo, infarini il bicchiere. E ci sta. Certo. E come no? C'è sempre una buona occasione. Benissimo, ci piace. Ok, saliamo, come dice Mara giustamente, soprattutto la carne alla fine. Sì, per evitare che perda i succhi, il sangue, i succhi, che quindi diventa, altrimenti diventi dura. Intanto io prendo tutto quello che è necessario. Quindi cosa manca al nostro orsetto innamorato? Mancano i cuoricini. Mancano i cuoricini. Senza cuoricini che orsetto innamorato è? Prendiamo i nostri peperoni essiccati che mi hanno gentilmente omaggiato e li facciamo proprio rosolare come se fossero delle patatine in olio extravergine d'oliva, l'unico olio di origine vegetale che mantiene le sue proprietà anche a temperature elevate, vero avvocato? Eh sì, infatti noi siamo fortunati perché abbiamo queste produzioni locali che ci consentono di sapere la diretta provenienza e di averlo davvero dal produttore all'utilizzatore, al consumatore. E tante cultivar, noi ne abbiamo solo nel nostro studio, ne abbiamo quattro, quindi utilizziamo di solito la carolea di Stati, 100% carolea, per condire tutte le nostre pietanze, perché la carolea ha questo gusto abbastanza delicato, che non si va assolutamente a sovrapporre ad alterare nessun ingrediente che utilizziamo, oppure per caratterizzare, soprattutto nelle nostre ricette tipiche, c'è il trittico Laureanum Coroneiche, che sono due monocultivar, Coroneiche è un ritorno alla Magna Grecia, una pianta straordinaria che è un gusto di banane, si presta anche spesso ai dolci, e poi Laureanum, che è tipico proprio Burano Cellara, tipico del territorio della piana di Gioia Tauro, diciamo è anche una cultivar tipica della Sicilia. E poi invece abbiamo Terra, che è un blend creato appunto da Autobratica, Tombarello e Cicciarello, quello è proprio il massimo dell'espressione del nostro territorio. Ecco, i peperoni devono raggiungere più o meno questa colorazione, devono diventare croccanti, quindi andiamo a mettere un piattino perché nello stesso olio, sì, noi andremo... Quindi sarà già profumato e piccante. Hai capito?
Anche qui devo dire che nessuno potrà resistere. No, diciamo di no. Ecco, lasciamo un po' questo bicolore, non facciamo perdere assolutamente il rosso tipico, che indica tra l'altro anche delle proprietà del nostro peperoncino. Stimola sicuramente la circolazione sanguigna. Certo, come tutti un po' gli ortaggi di quel colore. Ecco. No? Ogni colore, è vero Mara, corrisponde a una proprietà particolare. Garantisco che anche il profumo è eccezionale. Sì. Io nel frattempo sto mettendo i vari cuoricini. Suggeriamo di solito di mettere anche il nastrino. Sì. Prima, proprio per far sì che si possano prendere le misure e non sovrapporre poi dopo i cuoricini al nostro nastro. Quindi mi dicevi, Decora ormai realizza anche questi, sì, nastrini. Sono dei girotorta, sempre molto, molto eleganti, con questo raso lucido, sempre prodotto italiano, quindi ti chiederei cortesemente una forbice. Una forbice? Mi sa che ti devo dare un coltellaccio di questi qua. Vediamo, vediamo, vediamo se per caso riusciamo ad aprirlo. Mm-hmm. E se no non riusciamo. Sì. Ci sono questi di ceramica che ti dico, guarda, se ci tagliano. Metti un pochettino. Sì, benissimo, sì. Sì. Ecco qua, fate rosolare bene bene il petto di pollo, salatelo alla fine. Ok, siamo riusciti. Ok. Vediamo se c'è spazio anche per questo. Nel frattempo io sto bordando la torta, ho appuntato il nastrino e continuo con i nostri cuoricini. Ok. Sto utilizzando degli stampini ad espulsione e sono comodissimi, sono degli stampini in metallo, davvero comodi perché consentono di fare delle decorazioni velocissime e comunque molto molto carine. Bellissimi! Esattamente come quegli stampini che vedevamo prima per fare il canapè. Il canapè che non abbiamo realizzato perché li realizzeremo in un'altra occasione. Ecco, e se no tutto insieme. Ecco qua. Ah, ci siamo, tu hai quasi finito, sì, quindi sì. Presto, presto, doratevi. Ci allora. Siamo, ci siamo. Sì, giusto perché siamo con i tempi un po' ristretti, ci è venuto in mente di realizzare anche questo secondo piatto veloce, veloce, molto territoriale. Diamo una bella botta di fuoco. Perfetto. Bell'acceso. E poi, onestamente, mi va di profumare con qualcosa, e allora... Cosa metterai? È una pianta che io adoro, è sicuramente l'origano. Sì, l'origano, che col peperoncino siamo abituati nell'insalata, no? Con i pomodori, con la cipolla di Trofea. Senza l'origano che insalata è? Ecco, devi sapere che io sono solita, sempre grazie a mia mamma, sì, averlo sbriciolato a casa. Sì. Ma sbriciolato e raffinato, perché da quando ero piccola non ho mai sopportato i cosiddetti rami. No, vabbè, quelli sono mamma, i rami oltraggiosi. E quindi sempre, poi nella zona di Nicotera ad esempio si fa un ottimo origano, uno dei migliori, quindi anche lì abbiamo la fortuna di vivere. Lì abbiamo la patria della dieta mediterranea. Oh, no. Ok, dai, doratevi, presto, 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 ci prima siamo, di finire. Ci siamo, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Adesso sicuramente io subirò un'ustione di primo grado per andare a infilzarli nei nostri spiedini, ma chi se ne importa? Quando si mangia, che problema c'è? Lalala. Ah, che bello il nostro orsetto. Ci siamo, mettiamo gli ultimi cuoricini. Senti Mara, quindi a proposito di Decora, da te possono trovare tutto per iniziare, sì, l'approccio con il cake design? Sì, tutti gli strumenti, le paste di zucchero, le ghiacce, i coloranti che sono fondamentali, in polvere, in gel, abbiamo colori perlescenti, abbiamo zucchero glitterato, glitter. Ma dimmi una di cosa, tutti i colori. I bambini soprattutto sono attratti, ecco, sono attratti, sai che cosa, tantissimo?
dalle confezioni di stampini taglia biscotti. Abbiamo delle confezioni di stampini coloratissimi e che non ti nego che anche Ascanio utilizza a casa, che sono l'ideale, sono colorati, in plastica, lavabili e... Mamma mia, che spettacolo! Nei barattoloni da 101 pezzi, quindi hanno... 101 pezzi? Hanno uno stampino per ogni occasione. Nel frattempo abbiamo preparato il nostro assetto, abbiamo finito, l'abbiamo appoggiato su un cake board. Come dicevamo prima, questi vassoi hanno un bellissimo aspetto e il pregio anche di essere molto resistenti. Bellissimi, sono stupendi, non abbiamo così quello sbattimento tipico di dover decidere dove lo appoggiamo. Ecco, infatti. Poi parlavamo prima che adesso abbiamo utilizzato una torta in polistirolo per motivi di tempo, ma altrimenti si possono fare delle tortine al cioccolato, magari farcite con, come si fa un po' con la Sacher, con una gelatina di albicocche o con una ganache al cioccolato fondente. Devo dire che il risultato merita. Certo che merita. Allora, è un po' difficile gestire questo calore. Perché è bollente. Però, diciamo che ce la dovremmo comunque fare. Vediamo di aiutarci un po'. Bene. Adesso arriverà la parte migliore perché noi assaggeremo tutto. Certo, come no. Intanto io preparo i fuochi d'artificio allora. Ah sì sì, non ce li dimentichiamo Oh no. Che Giordano Rappresentanze ci tiene tantissimo. E che festa sia. E che festa sia. E che fuego sia. Sì, diciamo che abbiamo tutto avverso, ma riusciremo a farli partire. Assolutamente. Noi abbiamo le mani in cucina, lavo le mani intanto. Ah ragazzi, come brucia, come scotta. Come scotta, scotta, scotta. Vabbè, fa niente. Prendiamo uno di questi piattini. Sì. Allora. Bisogna direzionarlo bene. Sì, anche perché tutti saranno preoccupati. Oddio, no, va in padella, no. No, sì, sarà diretto il regista dall'altra parte. Soprattutto il regista. Vi assicuro che è molto più facile se il petto di pollo non scotta come in questo caso. Sta scottando, ecco, ma dividiamo. Ce la faremo. Sono davvero croccanti. Hanno un aspetto delizioso e un profumo davvero invitante. Vediamo un altro. Ecco. Gesù, Gesù. Ce l'abbiamo fatta. Vedono come la conduttrice si ustiona in diretta. In diretta. Vabbè, vuol dire che con ancora più amore a San Valentino verrai curata. Sì. Sì. Ecco. Mettiamo anche questo. E la coppia di spiedini per la coppia di innamorati. Tu dici due? Io sono per tre. Ah. Mi voglio fare male, Mara. Ah. Molto male, molto molto male. Allora, spara questi coriandoli intanto con il tuo amoroso, quindi hai festeggiato già ieri, intanto l'appuntamento con te è alla prossima lezione sul cake design, chissà che cosa andremo a realizzare, forse realizzeremo qualcosa con tema carnevalesco. Perché no? E intanto che festa sia! Coriandoli e croccante di pollo con peperoncini per festeggiare il vostro San Valentino. Auguri, grazie Mara per questa bellissima puntata. Cuori, 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 soprattutto i cuori pieni di Enogastronomia Calabrese. Vi aspetto domani sempre a casa tua e tante cose buone da mangiare a tutti, piccante o non, fate voi.